Buona domenica, oggi parliamo di alta tecnologia sulle auto, molta è italiana e viene apprezzata e richiesta all'estero. A volte noi non ci pensiamo o non ce ne accorgiamo, ma è ancora l'ingegno e lo stile del nostro paese che viene apprezzato. Allora ecco che vetture che tanti non si possono permettere, ma sulle quali lavorano moltissimi italiani, volano verso altri continenti e in qualche modo ci fanno onore. È il caso della Lamborghini Aventador, l'ultima roadster, la più estrema della casa di Sant'Agata Bolognese. Vola verso l'America, una delle vetture d'eccellenza che l'Italia ha costruito sotto l'egida Volkswagen. Da Sant'Agata Bolognese ecco sulle strade americane una delle roadster più estreme del momento. Tutta spigoli e spoiler, luci a LED e tra le chicche della tecnologia c'è il tetto rigido, diviso in due parti, in fibra di carbonio e altri materiali compositi, che, così come il telaio, permettono di creare forme complesse e di combinare alte rigidità strutturali con un peso ridottissimo. Le due sezioni del tetto infatti pesano 6 kg e possono essere riposte con facilità nel vano bagagli. L'Aventador è la vettura più estrema di casa Lamborghini, motore 12 cilindri, aspirato 700 cavalli e la sede più naturale per provarla non poteva che essere la pista. Noi siamo a Miami sul circuito di Homestead dove abbiamo cercato di scatenare tutti i cavalli di questa vettura. Qualche giro di riscaldamento e delle delucidazioni in più su quella che sembra più una navicella spaziale che una macchina. Ce le fornisce l'ingegner Reggiani. Nella parte superiore al posato di avviamento c'è una delle altre funzioni più importanti dell'utilizzo della macchina, quello che ci permette di scegliere il modo di utilizzo della macchina. Strada, che è il modo confortevole in cui tutti i sistemi della macchina ci permettono di avere il maggior comfort e la maggior guidabilità a basse velocità. Possiamo selezionare la funzione sport, in cui la vettura diventa la più divertente possibile. Abbiamo un minor carico all'anteriore, per cui la macchina è più incline a scodinzolare, è quella che fa divertire di più in un utilizzo di montagna, di pista o quant'altro. Poi abbiamo la selezione corsa, che invece è quella più aggressiva, è quella che permette di tirare fuori dalla macchina le prestazioni massime raggiungibili in condizioni di guida sportiva. E qui con corsa si disinserisce anche il controllo della stabilità e della trazione o no? Non si disinserisce, anche se è molto leggera, per cui le capacità di guida del pilota vengono esaltate, perché la macchina non è controllata come nella funzione strada e funzione corsa, dove a ogni piccolo movimento l'ESP interviene in modo da tenerti in linea. Il parabrezza posteriore può essere alzato o abbassato, non solo per limitare i flussi d'aria che attraversano la vettura, ma anche per sentire l'intensità del suono generato dal 12 cilindri, un propulsore che attraverso un software disattiva 6 dei cilindri quando si è al di sotto dei 130 km orari, viaggiando così con una sola bancata per limitare la CO2. Che dire, l'emozione c'è anche se non si è dei fulmini e il suono è inebriante. Certo, il suo costo è da sceicchi, 300.000 euro, IVA esclusa. Sceicchi che a volte chiedono colori un po' bizzarri. Dunque? Noi non facciamo cambi al motore, al design, per ovvi motivi, perché pensiamo che abbiamo fatto la miglior vettura possibile. Difficile crederci, ma c'è un uomo che va veloce come una supercar ma non ha il motore. Scatta da 0 a 100 in 3 secondi, proprio come l'Aventador, e si aiuta con degli strani alettoni. Lui è Simone Origone, l'uomo più veloce del pianeta non motorizzato. Raggiunge i 251,5 km/h ed è tallonato strettamente dal fratello Ivan. Le loro performance sono state raggiunte grazie anche alle prove in Galleria del Vento. Lei si chiama Aventador, nata il 28 febbraio 2011, lui Simone Origone, nato l'8 novembre 1979. Lei scatta da 0 a 100 in 3 secondi, lui pure. Velocità massima 350 km/h, lei 251,5 lui, ma senza motore. Sembra incredibile, ma Simone Origone ha prestazioni da supercar ma senza la spinta di un propulsore. È da 7 anni l'uomo più veloce del pianeta, a contendergli il primato assoluto solo il fratello Ivan, 250 km/h. I due ragazzi di Champoluc, in provincia di Aosta, dicono di aver trovato l'assetto giusto nella Galleria del Vento di Pininfarina, proprio come si fa per una Formula 1. E lì ho capito alcune cose essenziali per andare più veloce. È stata una cosa
molto molto importante. Ma per esempio cosa hai capito? Ma ho capito la posizione della testa, che io sbagliavo, e la posizione delle mani, perché comunque io arrivando dallo sci alpino, quando uno sta in posizione tiene la testa in un certo modo, invece nel chilometro lanciato, avendo un casco diverso, tenendo la testa nella stessa posizione dello sci alpino è controproducente. Quindi praticamente tu sei come una macchina, solo che in più hai il cuore? Beh, sono anche molto più leggero, no? Le velocità, sì, facciamo delle velocità da supercar, questo è vero. km/h, una velocità impressionante che neanche le telecamere riescono a seguire perfettamente. Simone ritiene di poter migliorare ulteriormente la prestazione. Il limite al momento sono le piste. Anche tute e casco alla vista da marziani sono migliorabili. Questo qua è un casco che ha una funzione aerodinamica. Anche questo viene studiato in galleria del vento. E ogni atleta ha una forma che va per lui in base alla larghezza delle spalle e la fisionomia che uno ha. Sicuramente con le tecnologie di oggi, sicuramente per noi sarebbe importante avere magari qualcosa di più sicuro in caso di caduta. I fratelli Origone non conoscono il termine paura e proprio come una Formula 1 studiano posizioni e alettoni dislocati in punti sorprendenti. Nella parte posteriore viene appoggiato questo spoiler che praticamente serve, grazie, a raddrizzare i flussi d'aria che si formano quando noi scendiamo ad alta velocità, l'aria si apre qua così, praticamente dietro finisce a punta e il flusso d'aria continua, scivola via dritto senza creare dei mulinelli. E questo è fondamentale, a 200 all'ora ci sono circa 10 km/h di differenza. Di differenza. Sì. Studiano il CX come sulle auto e i bastoncini non servono solo all'equilibrio. Tu studi la tua posizione in galleria del vento, col bastone che ha la forma del tuo corpo, quando tu ti metti giù in posizione devi essere molto rapido a trovare la posizione di massima aerodinamicità e i bastoni sicuramente ti aiutano in questo. Per anni Ivan si è allenato insieme al campione del mondo di Formula 1, Sebastian Vettel. Senti, ma quando Vettel ha visto questo casco cosa ha detto? Beh, si è messo a ridere, perché comunque ci siamo scambiati i caschi e il suo era sicuramente molto più sicuro del mio. Io l'ho fatto anche indossare, provare. E ti ha detto sei pazzo? Beh sì, me l'ha detto. Sì, me l'ha detto. La moto dei sogni basta un'applicazione sull'iPad per poterla configurare, ma la tecnologia ha fatto passi da gigante e ci può far provare anche macchine che non abbiamo mai visto. Succede per esempio in Formula 1, dove i test vengono fatti sovente al computer senza dover andare per forza in pista. E la frontiera futura sarà che potremo provare auto che non abbiamo mai visto e non sono andate ancora in produzione. Una tecnologia tutta italiana molto richiesta all'estero. Vediamo. Che si tratti della Nuda Monster o della bicilindrica dal manubrio alto multistrada è solo una questione di stile Ducati. E nell'era dell'Always On, l'azienda di Borgo Panigale va oltre la ricerca, aprendosi ai gusti degli appassionati ducatisti che adesso hanno la possibilità di configurarla a proprio piacimento attraverso un'app sul proprio iPad. La soluzione, estremamente semplice, sviluppata per iOS, consente ai ducatisti di individuare con il proprio concessionario un modello, maneggiarlo, personalizzarlo, scegliendo tra infinite opzioni, centinaia di accessori e colori disponibili, avendo informazioni in tempo reale sui costi finali e sui tempi di consegna. Non si tratta quindi di uno showroom interattivo, ma di un'applicazione che si interfaccia direttamente con la fabbrica e con i gestionali interni all'azienda, in grado di leggere lo stato dei magazzini o la disponibilità degli accessori e quindi di svolgere una stima precisa su quando il sogno moto sarà realmente su strada. Come in una officina virtuale, in una modalità che richiama il racing virtuale e la fase di configurazione delle moto o delle auto prima delle gare. Ma questa è un'altra storia, che nasce sempre qui in Emilia, alla Dallara. Questo infatti è uno dei più sofisticati simulatori di guida, sviluppato per consentire ad ingegneri, squadre e piloti, anche di Formula 1, di ottimizzare la tecnica di guida, apprendere nuove piste dei circuiti internazionali, realizzare il setup vettura.
non solo racing ma anche automotive. La tecnologia è tale da rendere possibile lo sviluppo di nuovi componenti per vetture con propulsione ibrida, nuovi impianti e nuovi veicoli prima ancora di realizzarne il prototipo. In questo modo le case costruttrici possono ridurre i costi e i tempi di sviluppo di nuovi prodotti, limitando il rischio di insuccesso, un po' come configurare un sogno simulando la realtà. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, ci vediamo domenica prossima alle 13.30 dopo il TG2 e per chi ci volesse scrivere il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motori@rai.it. Arrivederci.